Buona domenica a tutti, ore 19:09. Siamo qua in centro a Firenze e una piazza favolosa, una Firenze bellissima, piena di turisti da tutto il mondo. E sono qua oggi con la famigliola passeggiando per questa splendida città e capisco perché gli europei ci invidiano, quotidianamente ci invidiano. C'è un motivo se ci invidiano, amici e amiche, perché l'Italia è troppo bella. E pensate, non capiamo questo piccolo, o meglio, enorme valore che abbiamo a livello storico, a livello culturale, e ci facciamo quotidianamente sottomettere da decisioni prese dalla Commissione Europea che non ci rappresenta. Ciao Simone, ciao Giuseppe, ciao Gianluigi, ciao Antonella, ciao ragazzi, vedi i primi collegati. Guardate che posto, amici. Una delle città più belle del mondo, come poi del resto Roma, Venezia, tutte le città italiane, Bologna. E noi ci facciamo sottomettere dall'Europa, da questa Europa che non ci rappresenta. Pensate che fortuna che abbiamo qua. Oggi ci saranno migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo. E noi non capiamo questo valore, da Napoli a Roma, a Firenze, a Torino, Genova, Venezia, una città più bella dell'altra. E questo mi fa capire che purtroppo non capiamo la forza che abbiamo noi italiani, la storia che abbiamo noi italiani, quello che abbiamo da mostrare al mondo. Basterebbe valorizzare tutto quello che abbiamo. Pensate, gli Stati Uniti ci copiano in tutto quello che fanno, tutti i paesi del mondo ci copiano in quello che fanno. La Francia è bella, sì, ha cose molto belle anche la Francia, ma non è paragonabile. La Germania, sì, ha cose belle, ma non è paragonabile. Nessuno al mondo è paragonabile alla nostra bella Italia. Poi qua parliamo di Michelangelo, Leonardo, abbiamo dei personaggi che hanno fatto dell'arte un segno distintivo per la nostra bella Italia. Beh, ci tenevo a fare una diretta, sono qua a Firenze, anche Siena è bellissima, l'ho vista, bellissima gallina, sì. Siena è bellissima e tutta Italia, amici, tutta Italia è stupenda. Comunque sono a Firenze oggi, vi mando un bacione da Firenze. Volevo fare una diretta in merito a Mario Giordano perché mi è arrivata la notizia e quasi sembra certa che Mario Giordano sia stato per sempre congedato da Mediaset, dalla famiglia Mediaset. Dalle parole di Pier Silvio Berlusconi si evince questo, quindi dopo Berlusconi hanno deciso di dire ciao a Mario Giordano. Però tornando alla nostra bella Italia, buongiorno mondo, buon pomeriggio mondo, buonasera a tutti. Questa è Firenze, la bella Firenze. Vi mando un bacio da una delle nostre bellissime città, orgogliosi di essere italiani, non orgogliosi da chi ci rappresenta, soprattutto in Europa, assolutamente non orgogliosi. Ciao a tutti, buon pomeriggio.